Guarda in macchina. Salve, mi chiamo Pablo Echauren, pittore, fumettaro, scrittore, disegnatore, ceramista, collezionista di libri futuristi, maestro, forse semplicemente mastro. Pablo Echauren, a dispetto del nome esotico, è nato a Roma da padre cileno e da madre siciliana. Niente meno che il figlio dell'artista cileno Sebastian Matta. Hai fatto anche il vignettista per Lotta Continua. Come sono cambiate da quegli anni le tue opere e quindi te stesso? Ma comunque io ho fatto questa esperienza politica che ero già pittore, tra virgolette, nel senso che già me ne ero andato di casa, quella era la mia professione, e ci campavo e stavo con una galleria che all'epoca era molto molto importante, si chiamava Schwarz a Milano, poi chiuso eccetera. Io scelsi quella cosa lì come una specie di scelta generazionale, cioè tagliare e buttarsi nelle cose, nella vita eccetera. Però diciamo stavo in quelle realtà sempre con l'intenzione e la voglia di allargare i recinti rompere i recinti della creatività. Intorno al 77, sì. Quindi ha anche a che vedere con quello sviluppo del movimento, di questi temi si faceva carico, anche all'interno di manifestazioni, eccetera, eccetera. Bom, bom, bu, bipidi, bipidi, tonki, tonki, bipidi, bipidi, bopidi, bopidi, bom, 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 boing. Il movimento del 77 si ricollega, più o meno consapevolmente, alla matrice delle avanguardie storiche. Ma la novità di questo movimento era proprio di ripercorrere le tappe del dadaismo, del futurismo e del surrealismo a livello dei linguaggi e dei comportamenti. Le avanguardie storiche avevano in comune questo, di pensare che l'arte e la vita non dovevano essere due fatti separati, bisognava portare l'arte nella vita e viceversa. Tutti insieme abbiamo cercato di immaginarci un'arte tolta dalle mani degli addetti ai lavori. Diciamo che più delle volte si è manifestata questa tensione più sui giornali che non in quadri, in disegni, eccetera. Nel giro di pochi mesi Maurizio Calvesi scrive un libro per la Feltrinelli che si chiamava Avanguardia di massa. In questo libro Calvesi analizza 2, 3, 4 giornali di quel movimento, in particolare di questi un paio li avevo collaborato a farli anch'io, proprio focalizzando non tanto la contiguità con dadaismo, appunto a cui noi facevamo riferimento, ma proprio con Marinetti e il futurismo. Marinetti ha influenzato i movimenti creativi della contestazione del 1977. Lo testimonia il pittore Pablo Echauren. La prima volta che sono entrato in collisione col nome di Marinetti era il 1977, un anno molto caldo politicamente parlando. Io facevo politica, come si diceva una volta in termini creativi, facevo parte dell'ala creativa di un movimento. Venivano definiti indiani metropolitani. L'idea complessiva era quella di portare la creatività nelle strade, che non ci fosse più quella separazione tra arte e vita. Ma noi non pensavamo assolutamente a Marinetti quanto piuttosto al dadaismo, a Tristan Tzara. A un certo punto invece un gruppo a me ostile, sempre nell'ambito della sinistra estrema, fece un volantino rivolto, mirato sulla mia persona, che diceva: tu Pablo credi di parlare come Tzara e Breton, ma te puzzi come Marinetti. L'accusa era tremenda. Un insulto velenoso. Perché per me, per noi, Marinetti era semplicemente un fascista, quindi era, come dire, l'accusa peggiore che si potesse fare. Da lì, in parte, la voglia di approfondire questa figura. Ero del tutto ignorante. E da allora, naturalmente, l'amore è stato folgorante e si protrae fino ad oggi. Avevo un amico che faceva il libraio antiquario, più che libraio antiquario, bazzicava per bancarelle, il quale cominciò a introdurmi
nel mondo così appunto dei libri d'epoca, anche perché Marinetti non è che lo si trovasse così diciamo molto facilmente. Credo che diciamo il nostro strabismo fosse quello di rivolgerci al Dada, forse perché il Dada era politicamente più corretto, visto che era stato pacifista durante la prima guerra mondiale e non interventista come il futurismo, ma sostanzialmente il dadaismo manteneva ancora, per le cose che noi andavamo cercando, come dire, una specie di profilo alto, cioè gli artisti dadaisti comunque erano degli intellettuali abbastanza elitari. Realmente Marinetti invece aveva professato l'idea che chiunque e che tutti possono, se vogliono, fare l'artista, che tutti devono tirar fuori il proprio lato selvaggio. Chi pensa che le armi dirompenti del dadaismo, del surrealismo e del futurismo siano ormai scariche, se la dovrà vedere con Braccio di Ferro. O meglio, con Pablo e Chaurel. Nel suo lavoro di artista, cartoon e avanguardia storica, si alleano per restituire all'arte gioco e forza comunicativa, a spese, perché no, di tante tristi convenzioni. Insomma, pittura e fumetto, artista perfetto. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma è in corso invece la mostra di un grande, Pablo Echauren, intitolata Iconoclasta, in cui sposa il futurismo con i personaggi dei fumetti. Questa mostra dedicata a Marinetti è aperta per commemorare il cinquantenario della sua morte. E lo sconfinamento dei generi è palese. Ho qui voluto unire in questi collage frammenti di giornaletti e fumetti con pezzi di carta strappati da originali futuristi, quindi preziosissimi. Per questo la mostra si chiama Iconoclasta. L'idea era quella appunto di mescolare insieme arte alta e arte bassa, arte nobile e arte ignobile, quindi fumetto e arte d'avanguardia, la nostra maggiore arte d'avanguardia, il futurismo. E non sorprenda questa cosa, ma Marinetti stesso negli anni 30, in un manifesto sulla cinematografia futurista, ha teorizzato l'immissione nel fare cinema anche dei segni, dei segnali che venivano dal cartone animato, cosa che però non ha avuto seguito e che forse eredito in qualche modo io. Quello che a me invece è sempre interessato è stato invece è poter buttare i miei segni diciamo in situazioni, in realtà, che sono di solito state considerate estranee. E allora il fumetto, usato da me come una specie di cavallo di Troia in cui mettere segni che di solito nel fumetto non fanno parte. Con una contaminazione pittorica raffinata, Topolino che si muove su scenari di Miró. L'idea è di Pablo Echauren ed è un modo come un altro per avvicinare due mondi che si guardano con sospetto. Tra fumetto e pittura ci possono essere degli incontri, o meglio, Topolino si muove bene secondo te su scenari pittorici? Sì, secondo me si muove benissimo. Io credo che siamo in un momento in cui tutto si rimescola, o almeno è il secolo dei grandi rimescolamenti, non ci sono più differenze tra disegno e poesia, tra musica, rumore, silenzio, tutto è stato rimesso insieme, quindi credo che sia giusto poter rimescolare anche pittura e fumetto. Che tipo di complicità, di contaminazioni si possono inventare tra queste due arti che le convenzioni culturali per tanti anni hanno tenuto distanti? E quanto si prefigge una mostra molto importante che si sta svolgendo in questi giorni a Roma al Palazzo della Civiltà e del Lavoro. Il titolo è Artoon, una fusione tra arte e cartoon, una bella invenzione linguistica da tenere da conto. E proprio questi sconfinamenti documenta con grande attenzione e meticolosità Artoon. I nomi che espongono sono tra i più prestigiosi dell'arte contemporanea. Si va da Roy Lichtenstein ad Andy Warhol, da Schifano a Rotella, da David Hockney a Kate Haring, fino a Pablo Echauren, che in Italia è stato sicuramente l'artista che ha scandagliato di più i possibili punti d'incontro tra pittura e fumetto, coniando uno slogan delizioso che ricorda certe rime del Corriere dei Piccoli. Pittura e fumetto, artista perfetto. Artoon, insomma, è una mostra preziosa per chi ama guardare ed amare l'arte senza inutili e spesso fatui schematismi. Senti Pablo, tu sei un pittore e spazi però molto anche nell'arte applicata, perciò nelle illustrazioni dei settimanali. Per me, che non credo nella tela e basta, credo che bisogna uscire fuori,
Penso che ci sono altri modi per uscire fuori. C'è tanta carta stampata, troppa qualcuno dice, ma insomma ce n'è tanta, e quindi per esempio servirsi di quella. Dico non al bagno, al gabinetto, ma come veicolo per poter passare come segni e disegni. Il tentativo in un'epoca in cui di immagini ne circolano molte è far sì che però non si chiudano nei loro specifici, la pubblicità nella pubblicità, il fumetto nel fumetto, l'arte nelle gallerie o nei grandi musei, ma che tutto un po' riesca a ritrovare un punto d'unione. Credo che tutte le avanguardie del secolo si sono poste questa idea, cioè l'idea che l'arte scendesse nelle strade, uscisse fuori dagli studi, non praticasse più la pittura da cavalletto, ma privilegiasse i muri delle strade, appunto. Lo stesso Gramsci diceva che la rivoluzione la facevano i futuristi perché non avevano paura di fare un quadro che fosse che sembrasse un cartello pubblicitario che poi vadano a finire sui muri della città. Per esempio abbiamo fatto assieme a Renato Curcio questi detti metroposter, questi manifesti che abbiamo affisso nella metropolitana di Roma, che volevano essere una specie di servizio al viaggiatore. Erano delle sue impressioni di viaggiatore metropolitano con dei miei disegni. Al muro i libri, ed è immediata l'evocazione dei roghi con cui dalla Cina del 220 a.C. ai furori nazisti e in tempi più recenti ai falò contro lo scrittore iraniano Salman Rushdie si tentò di cancellare per sempre parole, pensieri e magari gli uomini stessi. Giocando con il doppio senso, la casa editrice Guaraldi distribuisce in questi giorni un libro da mettere al muro, ma nel significato di appendere, attaccare, oppure se si preferisce il formato librario da ritagliare seguendo le indicazioni. L'argomento riguarda la vita di Ezra Pound. A scriverne e a illustrarne la storia è Pablo Echauren, che continuerà la serie con Pablo Picasso, il poeta sovietico Majakovskij e il favolista greco Esopo. A lui si devono biografie a fumetti di artisti come Marinetti, Picasso e Majakovskij. Nel libro Dada con le zecche, pittura, collage, fumetto, poesia, ideologia, tutto si mescola in un sogno d'avanguardia artistica che mai ci bastò. Le immagini che ci hanno accompagnati in questo numero sono di Pablo Echauren, uno dei più bravi pittori, illustratori e autori di fumetto che ci sono nel nostro paese. Poi ho trovato... Titolo Saldi d'arte, sostanza una banconota da lire 10.000 autentica, chiusa in una busta di plastica e corredata dalle firme di un critico, Achille Bonito Oliva, e di un pittore, Pablo Echauren, prezzo 5.000 lire. Come dire, paghi 5, prendi 10. Investire in arte contemporanea, dunque, conviene. Questo, ma forse anche l'arte che viene in soccorso di una realtà, la realtà di questo momento in cui il denaro non vale più niente ed è semplicemente un gesto di provocazione. La speranza è di poterlo fare invece veramente per strada, fuori dal mondo dell'arte, magari, non so, in un mercato. In realtà il mondo dell'arte cos'è? L'arte è questa di adesso. È un mondo di squali, come tutti i mondi, è un mondo molto chiuso, chiuso su se stesso. Io credo che oggi in una galleria privata, se vanno 3 persone in un giorno, è considerato un successo. Proprio per questo abbiamo voluto e abbiamo pensato di allargarci, andare per esempio in un carcere. Forse anche il carcere, una realtà più sofferente, meno egoistica, può servire da stimolo al mondo dell'arte vero e proprio. Il libro di cui parliamo stasera è proprio speciale, si chiama Re Bibbia Rhapsody ed è firmato da Pablo Echauren, ex militante di Lotta Continua, disegnatore, e da Valerio Fioravanti, leader di formazioni armate durante gli anni 70, formazioni armate di destra. È speciale questo libro perché intreccia il discorso sul carcere al discorso sulla letteratura e sull'arte visiva in alcune forme d'avanguardia. Cercare in carcere. Re Bibbia sa di monarchi e Antico Testamento, King Bible. Che diavolo sta succedendo qui? Che ci faccio affacciato allo spioncino di una cella chiusa? Sono le prime righe di Re Bibbia Rhapsody, scritto da Pablo Echauren, pittore, e Valerio Fioravanti. Si sono conosciuti nel carcere di Re Bibbia, dove Fioravanti sconta l'ergastolo ed Echauren coordina un laboratorio artistico. Dalla loro amicizia nasce questo libro, singolare non solo per la diversità dei due autori, che si sono detti un giorno che era possibile tirar fuori musica dalla galera. Sono andato in carcere. Ma è un detenuto il pittore? No, Pablo è un artista. L'idea che ho cercato di portare avanti era quella di
mettere all'incontro con i detenuti con alcune parole d'ordine dei principali movimenti d'avanguardia di questo secolo, dell'inizio di questo secolo: futurismo, dadaismo e surrealismo. Il gattabuismo, che ne è una sintesi paradossale. Dare Bibbia al Palazzo delle Esposizioni, ecco a voi il gattabuismo, avanguardia novissima, un lavoro che ha impegnato per più di un anno un gruppo di detenuti del grande carcere romano, coordinati dal pittore Pablo Echaurren. Che cos'è il gattabuismo? È una nuova avanguardia, un'avanguardia paradossale che nasce dalla difficoltà di vivere di persone in galera e che cerca di superare questa difficoltà proprio con l'ironia e l'autoironia. Con Francesco Mammo stiamo pensando di fare un manifesto per l'8 marzo, se riusciamo in tempo, quindi le donne l'8 marzo, però visto dare Bibbia. Buon pomeriggio da Venezia, a 3 giorni dalla sua apertura, la mostra cinematografica del cinema ha già un caso, si tratta di Piccoli ergastoli. Firmato da Valerio Fioravanti, Pablo Echaurren e Francesca D'Aloia. Accompagnato da 1000 polemiche, accolto da uno straordinario successo di pubblico, l'ordinaria quotidianità nel carcere di Rebibbia, scritto da Pablo Echaurren, ha riaperto il dibattito sulla vita dietro le sbarre. La pena in Italia è riabilitativa. E se Fioravanti, come dire, invece che fare il fabbro, invece che fare il falegname in carcere, come alcuni fanno, imparano un mestiere, eccetera, si è scoperto una vena di creatività, fa parte della sua riabilitazione. Alla conferenza stampa con gli autori Francesca D'Aloia e Pablo Echaurren c'era anche il direttore di Rebibbia Maurizio Barbera, che ha permesso la realizzazione del film. Piccoli ergastoli verrà presentato il 4 settembre su Rai 2 in prima serata. Il film racconta, dal titolo Piccoli ergastoli, i piccoli carcerati, quelli di cui di solito nessuno si interessa, e allude al fatto che per piccoli reati nel tempo ci sono persone che hanno scontato pene maggiori a un ergastolo, cioè più di 20 anni. La discussione sul film Piccoli ergastoli sicuramente continuerà, mentre Pablo Echaurren e Fioravanti stanno già su un nuovo progetto artistico. Adesso stiamo pensando a collaborare a un piccolo laboratorio di ceramica per fare gli e-vasi, che, come tu mi insegni, è una battuta di Totò, ma in carcere ha una sua dimensione concreta, saranno dei vasi a forma di E. Un momentino, adesso parte l'Ampex. Puntuale come ogni anno, raccolto in 2 volumi, tutta la musica dal vivo di Arezzo Wave. Doc. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Una mostra piuttosto singolare, di cui adesso vedremo le immagini. Sono vasi, piatti e oggetti in ceramica realizzati dal pittore grafico Pablo Echaurren. L'idea della mostra nasce un po' come un omaggio alla città di Faenza. All'estero la ceramica si chiama Faience, quindi Faenza è la città della ceramica. Certo. E proprio la città di Faenza, su idea di Enzo Bifigentili, organizzò una mostra un paio d'anni fa nel tentativo di ammodernare i decori abituali delle botteghe, che continuano a lavorare con decori cinquecenteschi, seicenteschi, settecenteschi, senza però immissioni di segni nuovi. E infatti forse la cosa proprio più curiosa, che diverte di più, è il contrasto che c'è tra il materiale classico che utilizzi e questi disegni, queste decorazioni che vediamo. Ecco, questi decori invece che abbiamo visto prima, blu su blu, che abbiamo qui avanti, è invece un tipo di colorazione, di decoro classico faentino del Cinquecento. Ci descrivi queste curiosissime ceramiche che ci hai portato? Questo blu è detto grottesca ed è della prima metà del Cinquecento, proprio nei colori e nell'idea di coprire a ragnatela lo spazio, diciamo horror vacui, terrore, sì, del lasciare qualcosa vuoto. Le innovazioni da parte mia sono naturalmente il disegno, che comunque anche all'epoca era mostruoso, e il tentativo di renderle anche tridimensionali. In questo caso qui escono delle punte, alcuni elementi della figura escono fuori, ma in altri casi abbiamo fatto anche delle vere e proprie sculture. Pablo, come nascono questi oggetti? Che lavoro c'è dietro? Ci sono anche altre persone che lavorano? Naturalmente c'è il lavoro fondamentale della bottega con cui lavoro, di Davide Servadei a Faenza, Bottega Gatti, senza il quale assolutamente non si potrebbe fare nulla, perché loro hanno naturalmente secoli di esperienza. Io ho qualche decennio invece nel disegno, messo insieme queste due cose si riesce a produrre ecco, comunque in pezzi unici. Nuove idee applicate ad un'arte classica, antichissima. Così, con stoffi, in stoffa. Oh.
Convinto sostenitore dell'eclettismo, amante della contaminazione, perché hai scelto di non limitarti al linguaggio della pittura? Penso che sia un modo per sfuggire, uno, alla noia della ripetitività e due, all'autobanalizzazione che spesso affligge, diciamo, il mondo dell'arte. Il pubblico ha bisogno di vedere sempre la stessa icona per riconoscerla, per desiderarla. Questa, come dire, è un'abitudine, una consuetudine che a me non interessa. A me interessa molto di più, come dire, sperimentare e saltare di steccato. Certo, la cosa credo qui da noi in Italia non sia tanto facile, perché c'è una sorta di bisogno di definire l'altro e quindi se uno si sposta troppo diventa inafferrabile. Chi aveva sperato appunto di poter allargare i propri recinti comunicativi eccetera, più spesso è costretto, se li visti chiudere, più spesso è costretto a lavorare più prettamente da pittore. Il mondo dell'arte in questo è un po' chiuso, tutti i mondi sono un po' chiusi, nessuno vuole che si sperimenti in altri campi, in altri recinti. Io invece penso che bisogna romperli tutti, mescolarli tutti in un enorme frullato come una grande betoniera di segni, di colori, e quindi gioco su tutti i tavoli. La cosa a volte può creare della confusione, allora ci sarà il critico nel mondo dell'arte, della pittura, che dice Pablo, mai, quello è un fumettaro. Ma lo stesso succede nel mondo del fumetto, Pablo, mai, quello è un pittore. Critici d'arte. Perché non ami i critici? I critici? Beh, perché diciamo sono come un po' come i vampiri. Potersi liberare questo horror bar. Se ti vedevi dentro o fuori a questi assiepamenti, a queste folle, moltitudini, se tu dirigi da fuori questa massa oppure ne fai parte? Da fuori, cerco di controllarla. Sai, è come le facciate delle cattedrali gotiche, sono piene di mostri, no? Di aggrovigliamenti, di serpenti, di diavoli, eccetera. Tutti questi mostri in realtà stanno lì di fronte a cercare di confondere il maligno, ed è una forma di esorcismo. Sono mostri apotropaici che tendono a allontanare i mostri. Penso che in qualche modo dipingere sia questo, cercare di allontanare i mostri che uno. L'arte è di per sé elaborazione del dolore, elaborazione delle difficoltà esistenziali. E quindi, diciamo, tutto quello che può essere o che è o che sembra essere allegria è come dire, un'elaborazione, forse. Anche questa è una parola un po' pesante, ma della sofferenza. È un esorcismo di quello che uno ha dentro o che vede intorno e che quindi cerca di tramutare in colore e in superamento. Quindi è un effetto, diciamo, catartico attraverso il sottolineare di questa. Non è detto che sortisca effetti poi reali. Questo poi, diciamo, è da verificare. Che alla fine uno si serve di questa cosa come dello psicanalista, forse finisce per non andare dallo psicanalista e quindi forse è ancora più tormentato e angosciato di quegli altri che trovano dei rimedi o chimici. Chissà se poi guariscono, eh? Ah sì, non lo so, però comunque io sono pieno di neurosi e di malattie della pelle. Eczemi, eritemi, psoriasi, sì. Stigmate. I segni proprio della la passione, la sacra sindrome. Appena ho ripreso, perché mi veniva di riprendere a fare, e poi su dimensioni un po' più grosse di quelle mie abituali e con forme più gestuali, mentre i medici dicevano guarda, sono malattie che non ti togli di dosso mai, nel giro di 3 mesi è pressoché scomparso tutto. Io starei a sentire questo signore per ore. Come legame indissolubile fra il titolo e l'opera, come chiave fondamentale di lettura. Da me scrivere come diverte. Ecco, questo secondo me è legato proprio a. Per me sì, è molto importante, comunque
Adesso esce quello lì, Quasero degli astratti. La parola è altrettanto, anzi, oggi col computer la parola è ancora più stimolante dell'immagine, perché la puoi limare all'infinito con il testo. C'è una folla molto più, come dire, direzionata nello spazio, sì. Ho notato. Sì, sì, è bello. C'è anche più spazio adesso. Esatto. Ci sono aperti più. Questo non c'è dubbio, e infatti coincide con quella cosa degli eczemi, sicuramente. Cioè, nel senso che veramente c'è una forma di liberazione. Tu non, qui non ci sono quelli ancora precedenti, quando ho iniziato era un massimo di grandezza questo, tante immaginette una dietro l'altra, come se fosse un foglio di francobollo, ogni francobollo un'immaginetta. Infatti tanti, quando li guarda, per me è un incubo, perché era ancora più claustrofobico. Questa c'è una forma di liberazione assoluta, per me. C'è più dinamismo. Non essere costretto a che il colore sia tutto compatto, che non lasci, qui si vede addirittura quella latina. Scattare l'operatività. Io ho sempre necessità, detto il telefono. Abitudine, rabbia. Io dico sempre il telefono, cioè tutto nasce sempre da uno scarabocchio, quindi davanti alla televisione o al telefono. Poi quello scarabocchio lentamente si evolve, si precisa e viene trasferito. Io ho pensato che scarabocchio, non so cosa voglia dire, ma c'è dentro la parola per me occhio e scarabeo. E lo scarabeo che cosa fa? Lo scarabeo sacro rotola questa pallina di merda, no? A parte che per gli egizi è il principio di tutte le cose, il sole, insomma. E appunto penso che lo scarabocchio sia un po' questo, uno scarabeo che rotola questo occhio, questa pallina, questa sfera, e senza una meta precisa, cioè se lo porta appresso, e questa pallina sempre di più, prima un pezzettino si pulisce, si polisce, si lima, insomma, e prendere, si perfeziona. Linguaggio dell'arte, le grisaglie. Questo tipo di quadro? Quando è appunto un colore grigio con solo queste botte di luce. Cioè nel 600, 500, 600, 700, sono fatte tante.